quindi qui abbiamo esplorato tutto. No, c'è un'area di qua, fermi tutti. C'è un'area che va verso non so cosa. Magari va verso noi, che i nebbiosi sono sotto con la faccia della morte di sotto. No, qui è dove sì, dove c'era la strada chiusa, ok. Ok. Prima di tutto qua sopra, fermi tutti. Vado qua sopra, dalla signorina collo lungo, e vado a vedere se mi dice qualcosa di nuovo, se c'è ancora. Sì, c'è ancora. Salve. Ho incontrato dei suoi simili. Non gliene frega assolutamente niente. Quindi non ferisco la gente facendo così, ma leggo i loro pensieri. Ci ho provato con quell'NPC perché non mi interessava perderlo, ve la dico tutta. Però adesso allora vado in giro a colpire cose. Ora mi stanco così facilmente, le mie vecchie zampe mi fanno sempre più male, ma sono fortunato ad essere invecchiato, molti altri non ce l'hanno fatta. Millibelle! Mamma mia, se avessi avuto questa aculeo la prima volta che l'ho incontrata! Mamma mia, Millibelle, quante botte che ti... Io li sento a pelle, gli NPC maledetti. Io ve l'ho detto subito che li sento a pelle. I dannati NPC maledetti. Io voglio andare al carnival, ragazzi. Io voglio andare a... Io vado al carnival, non ce la faccio. Io voglio andare a vedere... Devo andare a vedere il carnival. Lo devo fare. È più forte di me. Babala, Geno. Brum. Ci hai evocati? Sì, senza saperlo, inconsciamente. Ma sta suonando un verme, ma dai! Sta suonando un caterpilli, letteralmente, fatta. Parla con il padrone. Quando la fiamma brucia intensa nella mente, la famiglia segue il richiamo attraverso il tempo e le lande. Una nuova terra, diversa dall'ultima. Quante ancora ne vedremo? Le strade da percorrere sono lunghe e oscure, ma la luce del padrone ci guiderà sempre. Noi ora sappiamo che la luce non è detto che sia così una cosa positiva, diciamo. L'ombra e il fuoco danzeranno insieme magnificamente, credo. Divina, ci hai chiamati? Tu ci hai chiamati e noi siamo arrivati. Siamo arrivati. Non sembri spaventato. Perché ci hai chiamati? Per errore, signora. Per sbaglio. Non volevo. Ah, non importa. Non dirmelo. Siamo arrivati e sento l'odore di qualcosa. Sono io. Tutti mi dicono che puzzo. Sono io. Qualcosa nelle profondità sotto di noi. Ah no, allora non è colpa mia stavolta. Lo voglio. Lo voglio. Quell'odore! Mi tieni nascosto qualcosa di molto carino, vero? Non dovresti nascondere una cosa così carina. Fammi vedere, mettitelo presto. Oh no, 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 ce l'ho! Va bene così, signora? Ah, quell'odore, così forte, così virile. Ma non è quell'odore che mi attira. Ah, io questo. Io desidero un odore diverso, prezioso, sensibile, fragile. Ah, portamelo, indossalo! Provo a picchiare anche la signorina qui, tanto ormai, guarda, l'hanno maltrattata tutti. Suo marito la odia, io la picchio. Fatta. Sono contenta di non usare più la mia arma. Trascorrere una vita tranquilla con corni mi rende molto più felice. Però sarebbe bello sgranchirsi un po' le zampe prima o poi. Signora, lei mi deve dire qualcosa. Lei per caso è il terzo maestro che io ho perso? Mi scusi. Sì, sto per fare una cosa orribile. Mentre le impuzzo tutta la stanza. Viandante bianco, non fare il timido. Fa freddo fuori, letto è caldo. Scappa via, no! Vuoi scendere in quelle rovine? E perché? Le cose sono molto più semplici qui. Sì, ma qualcosa di molto brutto sta succedendo laggiù, signore. Qualcuno deve fare qualcosa! Io sono un guerriero fichissimo, slime!
Bye! Ovunque voi siate, qualunque cosa facciate, spero che voi tre vi stiate prendendo cura di voi stessi. Di chi parlerà? Spero che non abbia dei fratelli in giro che ha perso o qualcosa del genere. Mi dispiacerebbe trovarli e doverli magari uccidere perché pazzi o qualcosa del genere, non lo so. Che figo! Ba 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 ba. Come mi parla Cupo? Dunque sei tu che ci hai evocati. Benvenuto, amico mio, benvenuto. Io sono Grim, capo di questa compagnia. Tipo Grim Reaper, ok? La lanterna è stata accesa e le tue invocazioni ascoltate. Hai scelto un bel palcoscenico, questo regno infestato da vermi e radici. Un suolo perfetto per il nostro rituale. E tu, amico mio, la tua parte è ben lungi dall'essere conclusa. Quando la lanterna si è accesa, il tuo ruolo è stato deciso. Il nostro patto sancito col fuoco scarlatto. Siamo ansiosi di vederti all'opera, ma prima ci serve un po' di illuminazione. Creatura di Grim. La mia famiglia si diffonde ora su queste terre, raccogliendo quell'essenza caratteristica della mia specie. La fiamma nel sogno. Cerca la mia famiglia, rivendica la loro fiamma e riportala a me. Insieme compiremo portenti. Ma non temere, piccoletto, non sarai solo in questo compito. La mia creatura ti guiderà verso la fiamma e raccoglierà in sé quell'essenza ardente. Tu puzzi. Come te, la creatura gioca un ruolo chiave in questo compito. Solo con essa al tuo fianco, la fiamma e la mia famiglia si riveleranno a te. No, volevo colpirlo! Ah. Quindi mi ha dato un altro amuleto? Eh sì? Wow, questo ha dei simboli di fiamme sotto che gli altri non hanno. Indossato da chi prende parte al rituale della compagnia di Grim. Chi lo indossa dovrà cercare i Grimori e raccogliere le loro fiamme. Le fiamme non raccolte appariranno sulla mappa del possessore. Va bene, ora ho degli indicatori sulla mappa? No. Sì, porca miseria, che cosa c'era? Niente, io non ho visto niente in queste zone. Va bene. Ehi, sono successe cose, ok. Ok. Ecco la fiammellina! Salve. Picchio? Ride lui. Cosa ride? È come... Ah! Un razzo missile! È come se la ride sto maledetto! Preso. Non lo vedo! Venga! No, ma non vada fuori mappa però, mi scusi lei, Maledetto puzzetto! Fiammelline! Venga! Dov'è? No! Come salute? Mi ha detto salute! Salute anche a lei! Scusi? Ehi! Ok! Prego! Ma che salute? Venga qui! Ma guarda questo! Maledetto lui! Mi carichi e niente l'ha fatto! Salute! Chi è? Picchia! E niente! Venga! Mamma mia! I riflessi messi! Niente fiammellina maledetta! E non la posso colpire lì! Salute! Venga giù! Ce l'ho, salto, colpisco, scappo, è morto! Wow! Allora, si è caricata una fiamma, vero? Eh sì! Tre ne dobbiamo prendere, ma mi pare che appunto tre ce ne so... Fermi tutti, Grimorio novizio! Giovane e borioso spirito della fiamma della compagnia di Grim, come parte del rituale raccogliere una fiamma scarlatta nella sua torcia. Abbandona la fiamma una volta sconfitto. Le ombre sognano un fuoco eterno. Le fiamme divorano e la brace è ustionante. Qualcuno accenderà la lanterna dell'incubo.
Evoca e servi la compagnia terrificante, la compagnia di Grimm. Ok, no, stavo dicendo che ce ne sono tre di questi aggeggi in giro, giusto? Non ce ne sono altri. Ok, ce n'è uno a Verdevia e uno nella città delle lacrime. Va bene. Va bene, qua sotto abbiamo una zona da esplorare. Abbiamo un nido scuro. Io ho un sacco di cose da fare, non dovrei mettermi a fare queste qui. Cioè, non dovrei mettermi a inseguire... le fiamme, vero? Non dovrei farlo. Io lo so che ho altre cose da fare, ragazzi. Non c'è bisogno che me lo dite. Lo so molto bene. Col fiammellino, ciao. Ma sei uguale all'altro, fiammellino. Ciao. Ti lanci? Ok, bravissimo. Ti lanci di nuovo? No. Fai il buffetto. Come se la ridono sti cosetti. Guardali loro. E qui c'è un po' più spazio di manovra, cosetto. Riesco a gestirti meglio. Prima ero in un buco di mondo e mi veniva un po' più difficile. No, è andato via sto brutto puzzino puzzetto. Ci arrivo. Dai, caricami. Bravo. Dove sei? Caricami di nuovo. Bravissimo. Salito anche a te. Dove sei? Vai. No, con le fiammelle. Brutto puzzino puzzetto. Come se la ride. Salito. Questa cosa, moschera? Dove l'ha incontrata? Dove ha ucciso uno di sti aggeggi? Non ne avevo idea. Ha ucciso sti aggeggi? Ok. È successo a caso. Non sapevo. Ok, Messi. Ora però tu ti devi dare un obiettivo nella vita. Perché non puoi viaggiare a caso? Ho capito che Grimm è interessante come essere. Però per adesso lo metteremo in pausa. Andrò a prendere la fiammellina. Perché è proprio fuori dal viaggio rapido. Cioè mi sta proprio dicendo vienimi a prendere. Quindi la andremo a prendere. Però poi non torneremo da Grimm. Ci torneremo tra un po'. Prima ci faremo un bel giretto. Oh, oh, mi ero dimenticata di sto posto. Sono finita qui per sbaglio, sto cercando di andare alla città delle lacrime, se non si è compresa la cosa. Ma sono finita qui per sbaglio e ho notato che c'è questo aggeggio, che è un altro memoriale. Aspetta, figliolo, cosa ti porta qui? Sei venuto per domare queste terre selvagge e in rovina? L'antico! Salve, signor. In molti sono venuti per purificare questi luoghi, ma chiunque resti qui troppo a lungo viene consumato. Me ne sono accorta. Sì, anche gli insetti selvaggi che si nascondono sotto di noi. Un tempo erano fieri come te, ma ora non sono altro che mostri. Guardati dai sogni di gloria, figliolo. Vattene e non tornare più. Sono un po' scarsa come vite, perché ho preso dei danni, perché mi sto sparando verso l'infinito e oltre e questo sta... portando problemi nella mia vita, ma fa niente, ma lo sfiderò lo stesso. Prego, signore. Ehi, ehi, ehi! Cosa, scusa, è pazzo, è pazzo! Niente, mi combatte con delle presse, questo... combatte veramente con delle presse? Siamo tutti pazzi? Aspetta, aspetta, le presse! Ah, già, messi, messi, messi! Okay. Chi è? Ehi! No, io non le so schivare queste cose. Mi disorientano un sacco. E non ci è messi. Ok, questo va bene. Perché basta fare così. Va bene, e poi se non ci saltiamo contro magari. Perfetto. Sono morta fortissimo. Io questo non lo so battere, ragazzi. Non riesco a capire dove scendono le presse. Dove sono? A Verdevia, di nuovo? Eh sì. Ok, visto che sono partita praticamente dalla Cina, ho deciso di venire qua a sedermi perché siamo potenzialmente più vicini che verso il viaggio rapido. Intanto che siamo qua, magari facciamo due chiacchiere anche con lui. Non ho più niente da mostrarti, ti serve qualcos'altro? No, sei così avido, puzzone. Vediamo un po', cosa pensi, puzzone? Ne farò altri e loro mi daranno altri geo. Se qualcuno passa di qui, dovrà darmi i suoi geo. Se hai abbastanza geo, diventi re. Quando avrò abbastanza geo, diventerò re. Ah, ok. Simone mi aveva detto di provare a parlare
con i venditori da dietro, perché sembra che da dietro siano considerati NPC, mentre davanti è la linea del venditore. Ammetto di essermi dimenticata di farlo con gli altri, appena torno a Pulvegia, se mi ricordo lo faccio. Sei curioso, ti stai chiedendo come faccio a creare dei doni così particolari. Non provare a rubare i miei segreti, me li riprenderei in un batter d'occhio. Se sarai crudele con me, te ne pentirai. Sei un insettino molto coraggioso per essere così piccino e gracilino. Non ami farti male, vero? O forse non ti importa? Mangia zampa. Sei gentile, sei davvero gentile. Mi dai dei geo? No. Forse non sei tanto gentile. Non provare a ingannarmi. Non sono stupido io. Che strano insetto. Magnifici, non trovi? Questi doni che possiedo sono brillanti, pericolosi e adorabili. Li ho creati io stesso. Non essere invidioso. Dammi dei geo e potrei averne uno. Basta parlare, le tue chiacchiere sono così noiose. Vieni qui e fammi vedere i tuoi geo. Quanto è avido sto coso. Vieni qua, anima maledetta. Ok, pressatore folle, round 2, fatti sotto, maledetto pressatore folle, vai! Ti picchio subito! E quando mi manda le tre presse che mi manda in confusione, porca miseria! Quelle mi mandano veramente in confusione! Aia, e anche quelle doppie. Ok? Vieni qui! Ehi! No! Porca miseria! Ehi! No! Niente. Purtroppo ero nel mezzo. E aia, che cacchio, ero nel mezzo anche se era singola. Maledizione. Schivatissime. No! No, porcaccia! Cura, 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 cura! Ok. Ok? Maledetto pressatorino folle. Sapete ragazzi, chi di voi ha giocato a Diablo? Magari se lo ricorda, mi ricorda un sacco il monaco questo tizio. Che tira le campane però il monaco. Mamma mia. Aia che doloroso. Tiratore, è anche vestito simile al monaco di Diablo. Vi dirò, con questa cosa arancione. Mi ricorda un sacco Karazim. È morto Karazim, fatta. Urlando di dolore, poverino. Dimmi. La mia mente si schiarisce. Stavamo dormendo, figliolo? Ah, ora ricordo. Quelle fiere signore erano davvero dei mostri? Ricordo i loro occhi, brillanti e vivaci. Allora perché le temevo così tante? Tanto. Quelle fiere signore. Se in quel villaggio si è diffusa la follia, è per colpa mia. Avevano ragione a cacciarmi. Parla delle mantidi. Quando le ho attaccate, hanno fatto bene a... fatto bene a uccidere... a uccidermi. Ah. Ah, è stato battuto dalle mantidi. Guarda che bello. Però perché è colpa sua se l'intero paesaggio è impazzito? Cosa... Noi ricordiamo l'antico. Chissà che diavolo ha fatto sto maledetto. Interessante. Però io volevo andare a prendere la mia fiammellina di Grimm. Dove devo andare? Ho sbagliato strada. Io sono finita qui perché ho sbagliato strada. Mamma mia, avessi avuto questo potere. Perché è chiusa? Non mi ricordavo che si era chiusa sta maledetta porta. Niente, Messi ha commesso un errore di calcolo. La porta è chiusa. Io adesso che palle, non so dove andare. Ok, forse ce l'abbiamo fatta, signori e signore. Forse ho trovato la strada giusta. L'ho sbagliata 20 volte. Ve l'ho risparmiata, ma l'ho sbagliata veramente 20 volte. Guarda, era qua vicino all'ascensore pure sto maledetto coso. Torciaiolo maledetto. Dove sei, torciaiolo maledetto? Dov'è? Sto torciaiolo. Telo lì, telo lì. Vieni qua. Aia. Guardalo lì. Maledetto lui. Caricami. Ma
Ma che palle, perché vi sta a una certa distanza? Cioè, sembra proprio... Vedete, si muove con voi. Salut. È fastidioso per questo, gli altri nemici non lo fanno. E niente, ho dovuto saltarlo, non ero pronta psicologicamente, stavo parlando. Dai! Niente. Ma dai, con queste fiammelle maledette, brutto puzzino. Vieni. Dai, fallo di nuovo. E niente, mi sono fatta colpire anche come un imbecille. Tieni. Come ride maledetto. Ui! Tu sei morto. Io sono viva, ma tu sei morto. Mortissimo. Maledetto salute. Ok, ho ottenuto 3 fiammelle. Ora lo tolgo per un pochetto. E torneremo a fare quello che facevamo prima, ovvero colpire con la lunghezza nelle nostre armi. E poi quando torneremo dal signorino coso, ce lo riequipaggiamo e vediamo cosa succede. Io già vi vedo tutti a dire, beh sì, hai 850 miliardi di zone da esplorare, perché stai inseguendo delle luccioline rosse? Ma sono belle, sono luccicanti, sono rosse, e Grimm è una creatura interessevole, va bene? Io voglio sapere che diavolo è Grimm, perché al momento, dopo le mantidi, è la seconda creatura più interessante di questo gioco per quanto mi riguarda, quindi devo sapere che cos'è. Però prometto che vado avanti prima. Ho preso le fiammelline, adesso le ho messe da parte, le mettiamo lì un attimino e andiamo avanti, promesso. Così esploriamo tutti i territori che abbiamo scoperto, perché io letteralmente apro le porte, mappa nuova, chiudo le porte e me ne vado via. Non dovrei fare così, dovrei andare avanti ad esplorare, probabilmente avrei molti più poteri e molte più risorse da usare se evitassi di fare così. Però prometto che adesso qualche area la depenniamo dall'elenco infinito di aree che abbiamo da esplorare. Promesso, prima di andare da Grimm lo facciamo. Comunque, io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.